Signori, ma buongiorno, buongiorno a tutti. Bella mia, come state? Come state? Siamo di nuovo su Sons of the Forest. Finalmente mi sono evoluto e so pronunciare questo cazzo di gioco. Vi starete domandando dove minchia sono? Bene, me lo chiedo anch'io. Perché ero qua? Mi sono dimenticato. Ah, vero? Vero. Praticamente, intanto ho bisogno di mangiarmi questa fantastica carne essiccata di un roditore trovato nei dintorni. E allora, intanto, sono tornato qui per un motivo. Avevo quel problema con la pistola, che adesso ho. Come vedete, io avevo trovato il silenziatore, avevo trovato il binario, la torcia che è nella caverna. All'inizio, i primi episodi, abbiamo trovato la torcia e la pistola che poi abbiamo recuperato proprio lì. Sono ritornato qui proprio per recuperare questi materiali, dato che a caso mi sono scomparsi. Inoltre c'è stato pure l'aggiornamento, intanto posso metterli il binario. E speriamo che non mi scompaiono più queste cose, raga, perché non è possibile. Già ho perso il silenziatore, mi rompo i coglioni. Che ora dovremmo ritornare, mamma mia, dovremmo trovare lì. Ma io posso prenderlo il binario per pistola, era qui. Che due coglioni. Tra l'altro abbiamo 8 granate e in teoria possiamo mettere il laser che abbiamo trovato negli scorsi episodi. Ah, ma è un mirino, pensavo il laser. Ah, ce l'ho equipaggiato con il 3. Vabbè, se prima non vedevo un cazzo adesso è peggio. Però in teoria sparo dove c'è il laser. Dai, nelle caverne aiuta. Con 1 abbiamo l'ascia, con 2 abbiamo l'arco, 3 la pistola, 4 abbiamo il taser, 5 la molotov, 6 la torcia e 7 l'accendino. In questo modo possiamo subito capirci meglio. Allora, riprendiamo la situazione. Ero venuto da queste parti per rientrare eventualmente nella caverna, ma io ho sbagliato totalmente spiaggia. Che se non sbaglio, spero di no, dovrebbe essere a destra da questo lato. Tra l'altro lì troviamo pure il binario del fucile e troviamo anche il macete. Quindi io mi dirigerei verso quella zona. Dopodiché vi faccio vedere quante modifiche ho fatto a casa. E in più su The Forest c'è stato un aggiornamento che ha aggiunto onestamente delle minchiate. Pensavo qualcosa di più, se non ho capito male un binocolo. E poi hanno aggiunto qualcosina di modificabile a livello, per esempio, che le mura. Puoi mettere un altro tronco per fare direttamente tipo un cancello che si apre, anziché fare per forza la corda che ti fa scavalcare. Oppure hanno aggiunto anche un bastoncino che puoi mettere alla porta e ti fa tipo da fermo porta. Minchiatelle così. Io mi aspettavo di più onestamente, perché manca la zattera, manca la possibilità di crearsi un orticello ben fatto, no? Per poter piantare le proprie piante, così, in modo da craftarti mix energetici e robe così quando ti trovi in casa. Sarebbe stato molto figo da fare, ma purtroppo ancora non c'è. Ora ci sarà un altro aggiornamento fra altri 15 giorni o 13, non mi ricordo quanti giorni mancano. Dove speriamo che almeno queste cose le mettono. E se non ho capito male, in teoria da adesso il gioco è disponibile pure per console. Un'altra novità che hanno messo è alcune torri d'avvistamento indigene e, se non ho capito male, addirittura anche altri mutanti, tra cui Virginia, che dovrebbe essere il mutante di The Forest 1, quella che cagava bambini. I bimbi sudati che noi incontriamo in realtà li partorisce quell'abominio lì. Il problema è che io mi sono accampato nei pressi di un lago, sopra il lago praticamente. E secondo me è anche quello che lo fa un problema, perché sui laghi c'è troppa gente che ci va lì per bere, insomma, per le nostre stesse esigenze, come beviamo noi, bevono anche loro purtroppo, e rompono i coglioni. Ma il problema è che l'acqua del mare non posso trasformarla in acqua potabile, perché se questa cosa l'avessero aggiunta, che non so onestamente se ora l'hanno aggiunta, ma non penso. Meno male io mi accampo in spiaggia vicino a un bosco, da qui con una fune mi porto i tronchi fino in spiaggia, costruisco lì e sti cazzi, in spiaggia ci va meno gente. Poi non so con quale senso il personaggio su The Forest 1 si disseta con l'acqua del mare, raga. Possibile una roba del genere? È inaccettabile. Se tu bevi l'acqua del mare
ti senti male e ti viene sete, non è che ti disseta. Mi sa che comunque la spiaggia che volevo raggiungere io era a sinistra, perché non è questa. Solo che davanti a me vedo un ping. Ed è lì che vorrei provare ad andare. Cioè, così non gliene fotte un cazzo questo, sul colpo. Capite? Questo è il mio rapporto con l'indigene. Proseguiamo il nostro viaggio. Allora, la cosa che ci interessa di più, mi sono fatto intanto full armor in questo avamposto, in vostra assenza, mentre mi sono fermato, ci sono un po' di indigeni, li ho bruciati, mi sono fatto l'armatura. Allora, noi dobbiamo andare su questa caverna e le cose che ci servono di più in questo momento sono corde, che non vi dico quelle che abbiamo lasciato indietro negli episodi precedenti perché ero full. Attualmente ci servono corde, nastri. Quelle lì sono le risorse che più stiamo scarseggiando. Per il resto siamo a posto di tutto. Munizioni, armi, cibo, acqua. Non c'è niente che ci manca. È pieno di mutanti qua la zona. Oddio, è venuta l'amica. Gli avevo dato la pistola. A Teresa. Teresa che sta sparando. Sì, perché la pistola era spawnata di nuovo. Io l'ho ripresa e gliel'ho data a lei. Quindi adesso io ho la pistola buildata e lei ha la pistola pure. Assurdo, comunque io poi mi fullo con queste cose. Sto morendo, sto morendo. Hai rotto i... Eh sì, piangi. Piangi dopo. Vediamo se qua ho del nastro. Ma penso che qua non ci siamo stati. Cioè, ci siamo stati, penso sicuro. Ah, dove abbiamo preso il silenziatore? Che culo! Eccolo. Il silenziatore. Perfetto, perfetto. Metto pure della resina qui. Cosa mi stavo facendo? Ah, il tessuto, ok, che l'avevamo finito. Ma aspetta, aspetta, aspetta. Riscende. Oddio! Ma è meglio... Aspetta. Meglio scendere un attimo. Facciamo una cosa intelligente. Dormiamo. E usciamo di giorno, magari. Passare i coglioni. No, pure la gamba ti tolgo. Ecco, te lo meriti. Guardate qui quanti miglioramenti ci sono stati dall'ultima volta. Sono fiero di casa mia, cazzo. Allora, abbiamo intanto sparpagliato testa, destra e sinistra perché ci attaccano in continuazione. Madonna, vai via da casa mia, stronzo di merda. Dimenticati queste strade. Come vedete, ormai arrivano pure i mutanti da ogni parte del mondo. Allora, casa nostra è questa. Qui ho creato una piccola recinzione e ho piantato pure delle piccole piantine. Per un discorso molto semplice. Ma le ho raccolte già? Ma che cazzo? Vabbè. Ho fatto questa piccola regina perché loro in teoria in acqua, nonostante sia bassa, non ci camminano. Quindi basta fare un muro così, loro devono per forza andare in acqua e non ci andranno. Qua quindi come vedete si scende su questo spiazzale, questa zona è fatta a mo' di torretta allo stesso tempo per guardare davanti, torce. Ho migliorato un pochino qui, è un po' più alta la recinzione. Con l'aggiornamento hanno aggiunto la porta sulle barriere che è questa qui, infatti io ho tolto la porta che avevamo qui. Adesso mi basta fare così e si apre, vedete? Così possiamo entrare qua, ci abbiamo le nostre solite cose di cibo, la casa... È più sistemata, più allargata. Come vedete, le scorte di bordelli non ce li stanno rubando. Fammi prendere un po' di armatura che me la metto. Aspetto, altri due. E qua avevamo un full armor posato praticamente. Perfetto. E io direi di posare un altro po' di roba. Qua io ci poso di norma esplosivi, varie cose del genere. E quindi ci posiamo i bengala che ne abbiamo quantità industriali. Poi dietro casa nostra abbiamo messo un bel po' di... Madonna.
Abbiamo messo un bel po' di trappole. Come vedete, intorno alla zona è pieno di trappole. Questo serve sia per cacciare, perché questi cervi sono così stupidi che quando scappano fanno sempre il bordo del muro. Guarda quante teste, raga, per far... Ecco qua. Ma nella maggior parte dei casi passano perfettamente qua nei bordi e vanno tutti per morire. Questo scoiattolo penso che ne sa qualcosa. Come vedete, gli scoiattoli non hanno vita facile qua. Come vedete, queste trappole nel suo piccolo funzionano. In più ho costruito questa torre di guardia che possiamo... abbiamo ingrandito casa, qua abbiamo piccoli depositi. Ed è molto semplice il mio avamposto, però è, diciamo, per adesso sempre più protetto, eh. Poi adesso con la motosega e con le varie cose... Abbiamo modo di potenziarlo. Vedete? Abbiamo il lago, abbiamo acqua, abbiamo il fiume, la cascatella. Cioè, raga, ma che cosa minchia poi di più della vita? Lì c'è lo schianto di elicottero, abbiamo pure lo spawn di roba. E secondo me il problema è che vengono tutti questi indigeni è anche dovuto che lì c'è stato lo schianto di elicottero. Qua ci sono due laghetti che loro comunque gli indigeni si riforniscono. Ci sono, diciamo, tanti motivi per cui un indigeno dovrebbe passare di qui. Io mi farei... Metto questa carne a cuocere e poi possiamo partire verso il ping. Ad esempio, l'arco moderno, una volta che trovate quest'arco, non penso andrete a utilizzare l'arco quello precedente, no? Quello fatto di legnette. Però sarebbe figo se le armi, quelle craftate, potessero essere potenziate. Ci riposiamo un po'. Ecco, vedete che a sinistra c'è un altro ping sul GPS. Bene, è proprio lì che poi andiamo. Allora, se è già scavato, intanto abbiamo visto che rimangono scavati, e questo è un bene. Se è già scavato, significa che siamo già entrati. Esatto, già siamo già entrati. Quindi già partiamo da questo. Però bisogna vedere se siamo entrati qui prima che trovassimo la tessera o dopo. Io mi ricordo uno dove c'era le scale che andavano sotto e sopra. Intanto qua munizioni calibro 9, godo. Del nastro. Prendi la torcia. Ah. Porca puttana, non è possibile che ritorno. Vi ricordate che era allagato qua prima? Ora non più. Perdonatemi. Nulla. Nulla di personale. Mi serve la pelliccia e non voglio manco. Evitare di sprecare 20 miliardi di colpi per te. Ah, ma è vivo. Minchia, se sei duro. Razioni di cibo. Nastro e fi... Oddio! Ma vaffanculo, mi sono cagato. Sa che hai perso la testa. Guarda come esce la pistola, ormai è tutta ad un pezzo. Questa era buggatissimo lei quando gli davi l'arma, la perdeva, poi non ce l'aveva più. Oddio, guarda gli orologi e di monete, questa è tutta gente. Non so se siamo se soldati o comunque inculati dagli indigeni, questo è poco ma sicuro. Ci fottiamo pure i pezzi d'armatura di questi. Così abbiamo dell'armatura di scorta quando ce la. Vaffanculo. Va bene, andiamo verso il ping. Minchia, lei è troppo OP, raga, perché comunque lei non ha... Lei non ha munizioni, nel senso, lei ce li ha infiniti i colpi, quindi può sparare a cazzo durissimo. L'unica cosa che ti giuro che non ho capito è il senso di mettere 20.000 specie di piante diverse. Solo tre di queste servono. Nuccia, cosa ci sarà qua dentro? Vediamo. Armati di coraggio. Ah, mi ricordo qua. Qua mi pare che mi ricordo. Questa è forse una delle prime che abbiamo trovato. Madonna, è lo stesso jumpscare tra l'altro. Sì, raga. Eh sì. Qua mi sa che ci vuole la tessera e noi ce l'abbiamo ora. Sì, sono ritornato praticamente in una delle pri dei primi laboratori che abbiamo visto.
dove appunto abbiamo scoperto che ci vogliono queste tessere. E infatti la tessera ci voleva qui. E adesso vediamo se con quella che abbiamo noi, che ne abbiamo ben due, ne abbiamo una adatta. Vediamo. Godo come un riccio. Abbiamo usato sempre la stessa. Bene, questo qui sembra qualcosa per studiare piante. Qua coltivavano. Questo fa capire una cosa molto importante, onestamente. Potrebbe significare che chi abitava in questi bunker nemmeno usciva in superficie. Perché come vedi qui, hanno piante, hanno coltivazioni, tutto sottoterra. Loro hanno tutto quello che serve per vivere. Lo fanno qua sotto, ci sono dei bunker. Ci sono alcuni bunker dove loro procurano l'acqua, altri dove si allenano, altri dove mangiano. Cioè, c'hanno bunker di ogni tipo. Quindi loro magari non, nemmeno sapevano degli indigeni, fin quando qualcosa. Ma cosa ho trovato? Madonna mia, ma cosa cazzo sto vedendo? Cioè, raga, la balestra, raga, abbiamo la balestra. Buongiorno. Lei è aggressivo, mi dicono. Mi dicono! Cioè, raga, a volte un colpo di pompa ti fa risolvere talmente tanti problemi che conviene sprecarlo. Un colpo, un solo colpo. Quando lì va bene. Cioè, raga, abbiamo trovato la balestra. Guarda qui quanti dardi per balestra. Siamo pure full, sai cosa ti dico? Usiamola un po' così almeno. Così almeno la usiamo. Tra l'altro, la balestra è l'unico arco, diciamo, che possiamo usare con la torcia. Perché spara una mano questa balestra. Non vedo un cazzo. Oh, ma vuoi metterla la batteria alla torcia? Ah, l'ha messa. Ma mi ascolta. Resina per stampante. Qua ci sarà sicuramente pure la stampante. Mamma mia, raga. Sapete che sto posto già mi sta iniziando a somigliare a quello della caverna? Oddio. Qua non possiamo. Non possiamo sparare. È tutto allagato. Però sembra che non ci sia nulla. Generatori, vedi qua. È autosufficiente questo posto, capisci? Quindi loro non hanno per forza di andare bisogno di andare in superficie per sopravvivere. Ma guarda qua. Quante cazzo di poste ha sto qua? Avrà una fine prima o poi, mi dicono. Oddio. Dove cazzo sono? C'è un'altra porta. Sembra che non ci sia nulla. Mamma mia, questo è un labirinto, raga. Porca puttana. Fammi vedere perché lì c'era. No, qua dove cazzo sono sbucato? Guarda, tipo un ufficio, una sala di controllo con una nota. Spegni la torcia che non vedo un cazzo. Un altro artefatto trovato. Secondo me, più che scavare per il minerale, può essere anche che scavavano per questo artefatto. Ma che cazzo? Ma si sono trasformati a caso? Com'è possibile sta roba? Wow, stra interessante sta roba. Guarda qui un'altra tessera. Tessera di Virginia. Ma fammi vedere una cosa. Intendo perché si mette sto cazzo di autorespiratore, io ancora non l'ho capito. Ma tralasciando questo, abbiamo la tessera magnetica per visitatori, manutentori e per i VIP. Adesso noi, Virginia Pafton, la famiglia Pafton, sia Barbara che Virginia, che penso sia la figlia.
Quindi sono dei VIP. Hanno addirittura una tessera magnetica per accedere a questi bunker da VIP. Cos'è? Binario per fucile a pompa? Dio, manco si vedeva quasi. Metti il binario. Bene, a questo punto, allora, facciamo una roba. Prendiamo la pistola. E lì smettiamo, sì, il binario. No. E rimuoviamo questo. E poi la ricombiniamo. E rimettiamo sia questo che il silenziatore. Esattamente. Perché il laser, magari... Non so se si può fare, però la butto lì. Esatto, lo mettiamo nel pompo. Qua, che c'è quanta potenza. Bene, potevamo andare da un altro lato. Mamma mia, comunque, raga, fantastico. Ah, si mette il respiratore perché entro un po' sott'acqua. Però consumare ossigeno così a caso non è il massimo. Quindi qua noi siamo entrati comunque con la tessera da manutenzione. Il fatto che troviamo anche gente a caso, loro sono infatti dei lavoratori con dei trapani. Quindi gente che andava qui a fare manutenzioni di vario tipo, che possono essere cose elettriche, cose a livello di qualsiasi cosa, no? Vediamo qua che tessera usiamo, perché fare attenzione a sto dettaglio. Oh! Ecco a voi. Siamo entrati in una stanza con la tessera gialla. La tessera gialla era questa ed è VIP. Di conseguenza, in questa stanza non potevano entrare i visitatori o quelli, i lavoratori a fare manutenzione, ma solo i VIP. E già si vede dall'ambiente che è un ambiente VIP. Parliamo di un ristorante. Ma questo significa che se c'è qualcuno qua, magari vivo, infatti, cioè lì c'è il devasto, l'allagamento, cos'è? Mentre qui non sembra essere così. Chissà se c'è qualcuno anche vivo su questi posti, perché magari i VIP qui avevano più difese un paio di ca... Oddio! Oddio, ma cosa sei? Ma si sono... Ma è un... Oddio, sei inquietante! Vai via, demone! Porca puttana! Ma che cazzo sei? Oh! Oh! Ma veramente sei... Oddio, ma non muoiono! Oh, porca puttana, lasciami stare! Mi sono cagato, raga, mi sono cagato. Raga, penso di... Penso di aver capito, forse. Ma devo avere... Questo è morto. Morici! Ma vecchia di merda. Raga. Non credo di esserne certo, ma quasi. Eccola, Barbara. Si sono trasformati, raga, alla sala VIP c'erano loro, questa è Barbara. Barbara Pafton e questo era Edward. E per forza, mi sa di sì. Madonna, camminavano come loro. E si vede che erano mutanti anche a livello di resistenza. Beh, per mica non morivano. Sono morti. Si sono trasformati. Li avrà infettati però a loro. Perché si sono trasformati? Questi sono i miei dubbi. Sicuramente in quelle note qualcosa di interessante c'era scritto, ma io non lo saprò mai perché non so un cazzo di inglese. Però un altro dettaglino importante che ci può rimanere. Guardate qua come si sono tutti trasformati. Un'email. Che prima o poi le devo tradurre queste robe. Barbara Pafton. I posti a sedere. Edward.
Guarda questo qui. Questo qui è quello, il bastardo che abbiamo visto. Che mi è arrivato in casa. Sto coso permutato. Però manca Virginia, che è anche la proprietaria della tessera. Dio, ma qua si va in una caverna sommersa. Wow, raga, ma che intrippo. Che bello esplorare ste robe. E io l'ho notato subito che erano qualcosa di strano. Uno perché erano proprio alte rispetto alla media di altezza dell'intero. Pezzo di culo! Vi giuro che non sono stato io a uccidere il vostro amico. Appunto, te l'ho detto che non sono stato io. Dai, vieni anche tu e facciamola finita! Adesso, piano piano, voi mi date tutta la vostra pelle. Ma quante cartucce le ho dovuto sprecare? Pensando, non so manco se io sto utilizzando le cartucce o il pallettone, perché il pompa ha due tipi di colpi. Bimbi sudati ovunque. È da un po' che non uso. Ecco. Madonna, ho sbagliato. Come sprecare una molotov? Parte 1. Però questo qui è... Dai, salta, sei ciò bello. Benvenuti a Inculopoli. Faccio un minatore morto. Ed era una prova che qua qualcosa c'era. Ecco perché dobbiamo stare attenti ai segnali che il gioco ci dà. Perché tipo questo minatore morto poteva essere un chiarissimo segnale di entra qui che c'è qualcosa di interessante. Ma buongiorno, bello mio. Tu così mi colpisci spudoratamente, senza pensarci due volte. Aia. Anema. Ecco tu sta parlando. Distruggiamo. Anzi, sai che ti dico? Ai. Dai, ma veramente. Ma che cazzo, però. Stavo per dire, mettiamolo qua. Perché comunque il riparo ci fa da segnale. Tramite il nostro riparo sappiamo dov'è la caverna. Chia dove siamo usciti? Ma guarda che culo, ragazzi. Siamo praticamente nel punto dove volevo recuperare il macete e una cosa per il fucile. Ma in teoria è il binario del fucile che noi abbiamo già trovato, però. Ah, qua c'è il macete in teoria. È qui. Eccolo qui, il nostro macetozzo. Guardalo con quanta maestria. Due panetti di C4, che schifo non ci fanno. Del ramen, due nastri, bengala, medicina e nastro. E qua c'era il binario del fucile da qualche parte. Ecco qua. Binario per fucile a pompa che noi già abbiamo. Tra l'altro, altri oggetti. Ramen. Munizioni, cartucce e pallettoni. Però mi tenta troppo fare un altro avamposto. Ci penserò. Ragazzuoli, io per questo episodio vi saluto qui. Abbiamo ucciso Barbara ed Edward Pafton. Le due persone che cercavamo. Quindi in teoria lo scopo è anche finito. Ma dov'è Virginia? Penso che sarà quello lo scopo del gioco, trovare lei. Signori, noi per questo episodio ci salutiamo qui, ma prima di salutarci voglio vedere un attimo. Allora, il macete è l'arma più veloce che c'è. Ma a livello di danni, per farvi capire, il coltello ne ha poco meno. Anche questa, l'ascia tattica, ne ha poco meno. Ha lo stesso danno della mazza, ma è più veloce. Quindi il macete. Voi iniziate col coltello e l'ascia, dove la migliore arma è l'ascia. Poi fate la mazza, che per adesso è la migliore. Poi... Trovando il macete in teoria è la migliore. Io l'ho trovato troppo tardi il macete quando ormai non serve a un cazzo. Perché poi viene superata da quest'ascia, che a sua volta viene superato tipo dal bastone, perché comunque pure è stordente, che a sua volta viene superato da quest'ascia, che ha una quantità di danni incredibile. Vero anche che è molto più lenta rispetto a questa. La palla, vabbè, non serve a un cazzo. Ci salutiamo ragazzi, nel prossimo episodio vediamo cosa si può fare. Penso che mi dedicherò un po' alle costruzioni prima di partire di nuovo in esplorazione. Va bene, ciao belle mie.